a tutti raga, un abbraccio da Lord Grey 3 e benvenuti in un nuovo video. Oggi in questo video parleremo di come rubare una ragazza al suo fidanzato. Io quando voglio di ridere, di cringeare, apprendere nuove tecniche o diventare un parassita delle relazioni sentimentali altrui, vado un po' su WikiHow. Altro che Salvatore Lanzulla, qui parliamo di maghi del tutorial. Iniziamo a commentare questo breve tutorial di come rubare una ragazza altrui. Ovviamente questo breve tutorial è diviso in passaggi. Iniziamo il primo passaggio. Parla con lei, mantieni attiva la comunicazione tra voi due, crea una storia insieme. Può vederci del tempo, ma è necessario per imparare a conoscerla e per permettere a lei di conoscerti. Non deciderà di lasciare il suo ragazzo per qualcuno di cui non sa nulla o che conosce da poco tempo. Non ti abbattere se ci volesse più del tempo del previsto. È normale. Beh, raga, qui quindi ci dice in questo paragrafo di attaccarci una ragazza come un parassita e farla prendere fiducia in noi, in certo senso, come un parassita, cioè. E ricordo che tutto normale. Ora passiamo al secondo step. Crea della fiducia. Fai delle cose con lei dopo il lavoro, dopo la scuola, ascoltala attentamente. Falla ridere. Deve fidarsi sinceramente di te, se vuoi avere dei risultati. Però ricorda di non essere sottomesso ai suoi bisogni, tutto il tempo. Vuoi essere un vero maschio alfa, che se ne dà conto o meno, gran parte delle ragazze vedono il suo fidanzato come un cavo branco. Se sei troppo gentile è disponibile con lei, finirei di essere usato come un amico con cui confidarsi e non andrei da nessuna parte. Raga, questo step ci sta, ma in un tutorial di come non farsi frenzionare, cioè non in un tutorial di come rubare una ragazza altrui. Ora passiamo al terzo step. Copri di cosa ha bisogno o che cosa vuole, che il suo fidanzato non può darle. Vabbè, già dal titolo di questo passaggio, cioè alquanto discutibile, però leggiamolo tutto. Si arrabbia con lei? Si dimentica di lei per stare con i suoi amici? Si comporta come se non gli importasse? Filtra un'altra ragazza quando lei non c'è? Mostra che tu sei diverso. Se dimostri di riempire questi vuoti che ha nella sua relazione, inizierà spontaneamente a parlare al suo ragazzo. Questa è la cosa più importante, deve guardare il suo ragazzo e pensare a te. Raga, questo c'è, cioè, in questo step ci stanno una marea di minchiate, ma a parte questo, cioè questo è proprio un colpo basso. WikiHow, hai commesso un colpo basso qui, cioè finora ha indicato un ragazzo che ovviamente sta leggendo, sta in questa situazione e non so cosa fare, quindi tu gli stai consigliando di attaccarsi con un parassita una ragazza fidanzata, farla prendere fiducia, poi dimostrare di essere più alfa del ragazzo e di fargli capire i sbagli che commette facendoli lasciare. Nani? お前はもう死んでいる。 Dico la verità, pensavo che fossi un bravo ragazzo, ma devo ricredermi. L'apparenza inganna. Spero nell'ultimo step non sia consigliato di rubare la ragazza, mettere in un furgone e scappare in Messico. Continua a instaurare questo dubbio in maniera di diventare potenzialmente il sostituto del suo ragazzo. Se riempi le lacune, che ha nel suo rapporto attuale, è solo una questione di tempo. Ricordati però di non essere disponibile quando è con il suo ragazzo. Se il suo fidanzato non le dà qualcosa, non devi semplicemente essere una fonte secondaria da cui può avere l'attenzione che le mancano. Altrimenti riuscirai a sostituirlo. A questo punto puoi aspettare una rottura spontanea. Incollanciarla tu stesso oppure fare la tua mossa con lei mentre con il suo fidanzato. Cioè, raga, in che senso? In che senso, raga? Questo non l'ho capita. Vabbè, raga, comunque qui siamo arrivati proprio al culmine. Siamo arrivati al culmine. WikiHow ci ha dato tre alternative qui, tre opzioni. La prima è di essere uno sfigato parassita e di aspettare una rottura come un cagnolino. La seconda opzione è quella là di mettere i pettegolezzi e diventare una classica anziana del sud. E la terza opzione è quella là di... Non ho capito di picchiare il ragazzo, di uccidere i ragazzi. Io non l'ho capito questa cosa. Che vuol dire? Cioè, io non lo so. Ma la quarta opzione non c'è. Non c'è l'opzione quella di trovarsi un'altra figa, cazzo. Non c'è questa opzione. Poi dicono che io bestemmio. Comunque, leggendo qui sotto, perché ci sono anche dei mini punti, dove ti consiglia WikiHow che strada prendere, ovviamente. E qui ci incoraggia fortemente a mettere i pettegolezzi per farli lasciare. Cioè, raga, leggete. Aspetta che si lascino. Sicuramente è il modo più difficile e noioso. Qui ci sta dicendo cambia strada, cambia opzione. Leggendo l'altra opzione è quella di farsi avanti, mettendo qualche pettegolezzo e dimostrarsi migliore del ragazzo. Cioè, io non lo so, raga, davvero. Cioè, questo non è un tutorial di come conquistare una ragazza, è un tutorial di come distruggere una relazione. Raga, davvero. Cioè, qui addirittura ci consiglia di farla commettere un tradimento. Ma che stiamo scherziamo?
Cioè, qui ci consiglia di darle un bacio sulla guancia. Questo è un tutorial, questo è un pseudo tutorial di come rendere un ragazzo uno zerbino, un pettegolo, un parassita. Spero che qualcuno di voi non sia in questa situazione del genere. Anche se fosse così, ti consiglio di seguire il tuo cuore, il tuo istinto e soprattutto la ragione, senza prendere a lettera questi pseudo tutorial di come rendere le persone sfigatoni. E scrivetemi nei commenti quale delle tre opzioni è la migliore. Cioè, quella di diventare uno sfigatone, quella di diventare un cagnolino e aspettare la lottura, quella là di diventare una donna anziana del sud, o quella là di essere un ragazzo misterioso e non sapere cosa fare. Io non ho capito cosa intendeva lì. Raga, vi ricordo, se il video vi è piaciuto, vi incito a lasciare un bel like, iscrivendovi al canale, ricordando di attivare la campanellina. Ci vediamo in un prossimo video.